Allora, Cristian Trobbiani, seconda gara su tre, lo sappiamo tutti, il passaggio diretto per la rinuncia del suo, storia ormai da dimenticare, questa uno United d'Aprilia molto determinata, soprattutto nel possesso palla, nella difesa soprattutto del risultato, quando l'Olympus si faceva pericolosa. Sì, beh, abbiamo preparato al meglio questa gara, con tutte le defezioni del caso. Purtroppo in settimana c'è successa una disgrazia all'interno della famiglia United, e quindi niente, siamo dovuti andare avanti e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'è balenato anche nella mente il pensiero di non giocarla la partita, però proprio il diretto interessato Pignatello Riccardo, questa vittoria è dedicata a suo fratello, ci ha detto di venire a giocare, quindi noi siamo venuti qui e abbiamo dedicato questa vittoria a lui. Per quanto riguarda a livello tecnico la partita, diciamo che loro sono venuti avanti un pochino per quello che hanno potuto, e a noi oggi ha fatto una grande partita anche il nostro portiere Gianluca Masullo, che lo ringrazio apertamente. Bene, con l'occasione ci uniamo noi di Mondo Futsal, tutta la redazione, al cordoglio che la famiglia Pignatello per la scomparsa del fratello di Riccardo, un giocatore appunto dello United d'Aprilia. Primo tempo, dicevamo, uno United che almeno nelle battute iniziali ha un po' stentato giustamente a prendere le misure, comunque Masullo, l'hai sottolineato tu, veramente strepitoso sugli interventi, noi ne abbiamo contati almeno 5 ma ce ne sono molti che ne dimentichiamo, e quando ripartiva comunque questo United ha fatto capire da questa partita, ma già l'ha fatto capire in precedenza, che questo trofeo a tutti i costi deve finire nelle mani dello United Aprilia. Assolutamente sì, noi siamo partiti con una ambizione che era quella di vincere il campionato, non ci siamo riusciti, quindi niente, abbiamo puntato a questa Coppa di Provincia, che non sottovalutiamo assolutamente, e siamo venuti qui a fare questa semifinale che abbiamo perso l'anno scorso, non ce lo siamo dimenticato, amaramente, perché l'anno scorso eravamo in 5 contro un ottimo, un grande Gaeta, degni del capitano Sorrentino, amico che saluto, e purtroppo niente, siamo venuti qua per fare la partita, per fare risultato, attendiamo adesso quest'altra semifinale per vedere chi sarà il nostro avversario, e chiunque sia sarà una finale di prestigio, ma noi abbiamo in mente solo di alzare il trofeo per tutta la gente che ci segue ormai da 2 anni, che ci aspettano comunque per un posto in C2, perché questa è la categoria che ci aspetta. Trobbiani, 2 panchine, 2 vittorie, e forse adesso lo diciamo un po' con il sorriso, è arrivato il momento di abbandonare la casacca da giocatore e vestire quella di allenatore, forse è un po' sofferenza questa. Ti sarebbe piaciuto, caro Daniele, ma non è così, ancora no, non mollo, sto sui campi, i ragazzi hanno bisogno del loro capitano, io ho preso in mano questa situazione insieme al mio vice capitano Gian Maria Cianfanelli, nel quale durante gli allenamenti, dopo l'esonero del mister Maggi, che saluto, e ci stiamo muovendo in entrambi, sia sull'attacco che sulla difesa, con i nostri anche difetti, perché siamo giocatori di esperienza ma non siamo allenatori, ci manca questo, ma i ragazzi, credimi, stanno rispondendo sia agli allenamenti che alle partite nel migliore dei modi, forse più di quanto se ci fosse stato già il sostituto di mister Maggi, pertanto ringrazio loro, questa finale è loro e di tutto il mondo United.